Ma sì, penso sia meglio per tutti che esca da questo istituto. In fondo, nell'ultimo periodo, ha dimostrato di essere in grado di affrontare questa nuova esperienza. Qui noi tratteniamo solo i pazienti che hanno ancora bisogno di essere seguiti da vicino. Vedrete se la caverà, ne sono sicuro. Indirizzi. Ah, ma dai, so dov'è, è di fianco a me. Sì, solo che c'è un po' di roba, perché la vecchia che ci abitava prima è morta, ma l'ho usato io. Ma l'accompagno però, venga. Comunque tolgo tutto, non si preoccupi. Prego, prego. È qui. Prego, prego. Guardi, l'avevo detto che era un po' un macello, però sistemo tutto. Non chiamerai i vigili, vero? Scusi, te lo volevo dire prima. Hai la faccia sporca. Ah. Grazie. Guardi, le faccio un caffè da me. E così magari si sistema. Andiamo. Sai come sono i dottori? Ti fanno sempre tante domande. Un dottore mi ha detto che io avevo il delirio della morte e del suicidio. Ma io penso che se qualcuno si uccide è perché è già morto. Perché chi si toglie la vita da solo è perché si toglie la polverina dalle ali da solo. Certo che sei un bel tipo tu, Cosa vi stavate dicendo? Con chi? Con gli uccelli. Ma gli uccelli mica parlano. E chi pensavi di essere? San Francesco? Guarda che quelli pensano soltanto che tu sia matto. Sì, sì. Il prete ci diceva sempre: quando sei morto, sei morto. Il problema è quando sei vivo. San Francesco era matto come noi. E dovevamo accendere delle candele, allora io accendevo delle candele davanti al letto degli altri, perché gli altri sono matti come San Francesco e quindi sono santi come San Francesco. Se tutti i matti fossero santi, il paradiso sarebbe un manicomio. Già, già, un vero manicomio. Allora, Fermi, volevo fare la domanda a Danilo. Aspetta, fammelo presentare prima. Che cazzo, mica c'hai il vestito rosso, fai due passi indietro. Dai, due passi indietro. Bravo, se mi metto pure io il vestito, Sai che bellezza. Allora, Danilo Restigia, questo è da... Vabbè, fa finta di niente. Dillo bene, che questo non offende. Questo è milanese. Non è che sono cattivi, però sono diversi. Ah, devo cambiare accento? Sono diversi, capito? Uai, allora, sono brava gente. Siamo bianchi. Sì, sono brava, sono un po'... Non lo so, non basta. Non è che proprio... accettiamo tutti qua dentro, però. È immigrato pure lui, l'ho detto prima. Milanese. È immigrato, appunto. Attore. Ma non solo attore, perché ti piace definirti quello che sei. In realtà un drammaturgo. Sì, io faccio teatro, scrivo, recito per una compagnia che è di Brescia e
Anzi, posso dire il sito della mia compagnia? Certo, noi possiamo fare tutto. Accademia Quasi Un Po'. Sa tu, mi avete milanese. No, mi ha mandato prima 50 euro. www.favoladimattoni.com. Favoli. Favola. Favola. Dimattoni.com. Dimattoni. Di.com. Scriviamolo un po', regia. Preparate la scritta. Punto favola. Dimattoni.com. Allora, Danilo, prima. Poi ho detto. Cioè, no, che dici, non mi ha dato niente. No. Ho detto prima, mi sono permesso di dire non per solidarietà, ho usato una parola che spesso con le persone con disabilità viene usata, no? Perché almeno a me capita così, se io mi presento si vede prima la carrozzina e poi quello che so fare, magari a te si vede prima che cammini con difficoltà o parli con difficoltà e poi che sei pure bravo a fare qualcosa. Abbiamo, no? Messo seduto, ho sbagliato, vede, no? Ho sbagliato a dire questo. Ma guarda, io sono... Posso dire che sono un genio? Ma sì, dai, diciamo. Dai. Facciamo così. Sempre meno di me, però. Dai. Mamma mia, non sono caduto stasera qui. Sì, allora, dai. Diciamo come che. Diciamo che io. C'è tanto ego nell'aria. Io faccio teatro e scrivo. Ok. E per combinazione, per pura combinazione. www.favoladimattoni.com. Non interrompere. Ecco, stavo dicendo che. Scrivo, faccio teatro, ho scritto anche un libro e per combinazione, sono anche disabile. Non è il contrario. Non è che sono disabile perché faccio teatro. Allora fai teatro perché sei disabile. Però il punto è che quando sono sulla scena io devo essere onesto perché la gente può venire anche per pietismo. Esatto. Questo tocca a me essere onesto culturalmente. In che modo lo sei onesto? Come lo fai? Facendo il mio teatro, facendo rigorosamente, con una certa rigorosità. Cioè io potrei farmi vedere e dire, oh, ma poverino, perché adesso tutti dicono, oh, che bravo. Sei bravo a prescindere. Che bravo. Infatti. Si vede che questi attori sono dei bravi, cioè questi handicappati sono dei bravi attori che... Come se i normodotati non fossero bravi, no? E invece noi disabili devo essere onesto, perché io so che ho questo tormento del mio corpo, che è un bel tormento, anche se è un po' anche interessante, perché uno ci può anche giocare. E io devo essere rigoroso, non posso... Puoi sempre dire che fai finta. Eh? Puoi sempre dire che fai finta. Che se... No, non vale. No, il mio tipo di teatro è proprio che cerca la verità, che cerca proprio... Senti, Danilo, questo... Cerca della felicità, così ti accrediti col Vaticano. Esatto. La felicità. Ma io sono ateo. Ecco. Sono un po' un birichino. Guarda che ho fatto fatica a diventare ateo. Non ah, è che sei diventato? Una volta ho fatto la barba e ho capito due cose. Ho capito che non mi piace il teatro gabaret. Ho capito di essere diventato ateo. Due cose, hai capito? Due cose. Magari poi sei... Però ho forse poi parliamo, guarda. Però parliamo santo per parlare. Però forse... Dopo avete di che parlare. Senti, Danilo, questo era un filmato di un film del 2010, se non sbaglio. No, del 2001. 2000. Tra l'altro con Mario il Cavallo. Giusto? Sì. Tra l'altro con le musiche... Musiche originali di Pino Daniele. Tu sei sempre in attività, tra l'altro dopo parleremo perché a fianco a te c'è un collega mio tricologico, cioè abbiamo la stessa pettinatura dei capelli, che fa un lavoro importante. Se l'hai fatto in treno, vedendo. Sì, ma l'abbiamo fatto insieme io. C'è un chioma, lui mi ha telefonato e abbiamo tagliato. Che tra l'altro è uno scrittore, non uno, lo scrittore, che quando leggo i suoi libri mi piace. E tu inizierai le riprese di un film. Proprio sì, domani. E c'entra qualcosa quello che ti è seduto a fianco. Sì, perché lui ha scritto la mia vita e domani... La tua vita. Quindi quel libro non è di fantasia come ha sempre fatto credere. Vero. Racconta di te e fatto finta che era inventato. Un po' fantasia, un po' verità. Stiamo parlando di Rivotril che sta sul letto, se volete inquadrarlo. Che l'abbiamo già detto qualche puntata fa, chi ci segue. Quindi tu sei il vero Rivotril. Io sono, ma un po' sì, un po' no, sai, poi... È l'altro libro, non quello, che state inquadrando male. Ce ne sta un altro lì, c'è scritto Rivotril sopra. Sai perché adesso ti dico anche una verità, no? Però non facciamola sentire troppo, no? Perché noi disabili,
siamo un po' furbetti anche noi, siamo un po' cialtroni, no? A volte facciamo il furbo, a volte siamo quello che è, meno male, perché vuol dire che siamo normali come tutti gli altri, anche noi. Siamo come... anche noi siamo ci sono dei libri che posso prendere, perché noi di solito li presentiamo, sì. Li presentiamo e noi dopo... lì c'è tutto questo libro che vedete, che ho in mano, potete inquadrarlo dal letto. Do indicazioni al cameraman che non mi segue, proprio sta distratto. È da Lazio, ha delle ha delusioni calcistiche che lo portano praticamente continuamente e poi... mancati sorpassi. Ecco, questo è l'ultimo che ho fatto, che si chiama, non mi ricordo il titolo. Non mi ricordo il titolo. Te l'ho detto che noi disabili siamo furbetti, capisci? Il titolo è non mi ricordo il titolo. L'ha scritto in playback, dai. Cioè, sono dei racconti che ho scritto e... e poi quell'altro... e questo è in vendita? È in vendita, a 5 euro. E chi lo vende? Lo vendo io. No, perché lo vendo io. Perché purtroppo quei birichini un po' cialtroni nelle case editrici... allora ho deciso di farlo io, ecco, di pubblicare. Facciamo vedere. Ma io queste cose che dice l'ho lette nel personaggio di Rivoldrille, che dice tutte queste cose nel libro. Ma allora questo Umberto Rivarelli è uno che si è inventato, allora, niente. Intanto è pari pari. Lo ringraziamo di essere qua e gli facciamo un applauso al nostro... l'ho coperto tanto. Dai, fai due passi indietro. Allora, tu impalli, Giovanni, impalli, sposta. Impallo, io non so che devo fare, devo fare leggere. Una volta c'eravamo un sacco di vallette. No, adesso tutte, no. Ho capito che c'era il vesco, cioè non fare della gamba lunga, già Mascia si è messa ma così. Ma io l'ho però... mandata anche apposta. Vabbè, questi qui... Allora, abbiamo... ci sono gli altri libri che ho scritto. E dopo li facciamo gli altri libri. Aliseo che cammina contro l'ente. Ecco, questa è proprio la mia vita storia, con un incontro di un disabile... Vedi che interrompe, con, il disabile. Con una persona cosiddetta normale... e alla fine scoprono che tutti e due sono dei disabili. Ma questa pallina qui, ho visto che ce l'avevi prima. Sì, perché fa parte di uno spettacolo. Che e la porti sempre appresso, dove è nascosta? No, è qua, no. La di dietro, guarda. No, ma che cos'è, una specie di coperta di Linus che ti porti appresso questa ma pallina? Ma sì, diciamo di sì. No, perché sarebbe... Quando ho fatto uno spettacolo sulla malattia mentale e facevo Amleto, ecco. Allora, che c'è una domanda a sorpresa del pubblico. Vai, oggi siamo questo bene. È pubblico questo Vangelo, certo. Così. Sì, tutti i giorni. Ma tu hai lavorato anche con Gassman? Magari, no. E lui è più bravo di Gassman. Però, vero? Ho indovinato, eh? E siamo con lei che è cazzata, diciamo. Allora, non vedi la pronaccia in questa trasmissione. Poi c'è pure il vesco, adesso qua, sai che cosa succede? E poi c'è anche un altro libro che ho scritto. Questo l'altro non la finisce più, tanto gli dai la parola. Ma l'ha detto Umberto. Taglia. Ecco qua. No, però Umberto, veramente. Allora, mentre il vesco si occupa di questo signore, Andrea parla un po' con Umberto. E io vado a preparare le cose che servono dopo. Quello è un macello stasera. Ma è tutto vero. Ma qual è la scaletta di stasera? Abbiamo scritto, quello che tu hai scritto, diciamo... è tutto vero. Allora, c'è da dire questo. Facciamo una premessa. Allora, Danilo l'ho conosciuto diversi anni fa. Nel 2002. Quando si conosce un personaggio come Danilo, diciamo, la vita si complica, perché è un personaggio... si direbbe come nei romanzi, a tutto tondo e particolare, insomma. Quindi a un certo punto bisogna anche poi scrivere e raccontare di lui. Con Danilo abbiamo fatto diversi film, abbiamo realizzato diverse iniziative e poi appunto io ho avuto così la voglia di raccontare in questo libro Rivotril la sua storia. Evidentemente poi quando raccontiamo una storia un po' la romanziamo e però in questo Rivotril non c'è solo Danilo, ma ci sono anche altre persone che ho conosciuto. Volevo però cogliere anche l'occasione. Prego. Uno, per dire una cosa così, per fare un complimento ai musicisti, perché è vero, applauso, ammazzo,
Ma ancora devono farne altri pezzi, potrebbero essere bruttissimi. Va bene, no, colgo questa occasione, peggiorano. Però lei è più brava, fino adesso posso dire che, è più brava, no? Che mi hanno colpito e mi è piaciuto anche il video, diciamo, il racconto. Ma dopo ne parliamo. Mi prende per un film, non vi dà un fondo, ma però già l'hanno fatto. Ecco, poi devo dire che sono contento di iniziare domani la lavorazione di Rivotril, perché sostanzialmente Rivotril è l'incontro con l'altro. E questa questione delle persone che muoiono in mare è una questione culturale, sostanzialmente culturale, perché noi come esseri umani pensiamo che gli altri non ci debbano interessare, cioè pensiamo sempre che gli altri sono gli altri, invece gli altri siamo noi. E quindi si fanno tanti discorsi, come dire, respingimenti, andiamo lì, ammazziamo gli scafisti, oppure mettiamo la marina e la schieriamo e blocchiamo tutti. Ecco, perché si parte sempre da un presupposto che gli altri sono i diversi, cioè i diversi da noi. È una questione sostanzialmente culturale, perché io mi ricordo un bellissimo libro che lessi anni fa di Thich Nhat Hanh, che è un monaco vietnamita, che diceva sostanzialmente che in un foglio di carta esiste l'interessere, e cioè esiste il lavoro del sole, il lavoro di chi ha tagliato l'albero, il lavoro di chi prima di tagliarlo ha innaffiato, cioè esiste, diciamo, una complessità di interesse da parte di tutte le forze, sia della natura che dell'uomo, e che fa sì che questo foglio di carta alla fine sia il prodotto di tutti, del lavoro di tutti, sostanzialmente di tutti, cioè della comunità umana e della comunità intesa come mondo e come natura. Tutto ciò in breve per dire che cosa? Che Rivotril, che è l'incontro con l'altro, e che questo altro non deve essere per forza una persona che può avere delle diversità, ma sostanzialmente è l'incontro con l'altro essere umano, ma alla fine l'altro essere umano sono sempre solamente io, che sia nero, giallo, verde, africano, italiano, francese o australiano. Il concetto è che quella persona, come diceva il cosiddetto vescovo, è un uomo, no, pensavo fosse una... Pensa che è un attore di tanti che teniamo qui, vedi? Vabbè, però, insomma... Sei una persona anche tu, no? E lo auguro. Diciamo, alla fine il concetto di uomo vuol dire questo, cioè vuol dire che nel Vangelo si dice non fare agli altri quello che non vorresti facessero a te, no? Alla fine c'è... Cioè, fai agli altri quello che sì, vuoi che sia fatto. Sostanzialmente non esistono gli altri, esisti tu, cioè esiste l'io, no? Esiste la persona. E quindi non ci sono gli altri o da assistere o da respingere. Cioè... Ci sei tu. E se si parte da questo concetto, che sostanzialmente è un discorso che va al di là anche delle religioni, è un discorso culturale, cioè un discorso umano. Restiamo umani, diceva una volta un povero ragazzo che è stato ucciso in Palestina. Restiamo umani. Allora, sostanzialmente è rispetto l'altro perché l'altro sono io. Ecco, se si parte da questo presupposto, non esiste la diversità in quanto diversità, esiste l'essere umano. Siamo tutti esseri umani. Questo si capisce, allora, che è un altro che non è cattolico, sì. Questo si reincarna. No, prima era livornese, si è reincarnato nel milanese, poi da milanese adesso è svizzero. Sì. E infatti quello che mi diceva a proposito di accoglienza è che pure questi che si reincarnano, che sperano in Svizzera, pure c'è sta un momento in cui non siamo ben accolti come italiani, mi pare. No, perché qui è tutto quanto, siamo sempre il sud di qualcun altro, no? Lei va col barcone suo tutte le settimane, sì, in Svizzera. Sul lago di Lugano. Il barcone treno. Il barcone treno. E non è più facile come una volta anche in Svizzera, mi pare. Allora, cosiddetto... Non lo possiamo dire perché quelli ci tagliano i fondi. Cosiddetto... Se erano quelli del Camerun, me lo dicevamo. Conduttore. Senti, io volevo fare anche io un complimento. A chi? Un complimento. Ma che facciamo? I complimenti per la trasmissione? Sì, grazie. No, quello mai. No, volevo fare i complimenti a questa cooperativa di bielorussi, perché si dice sempre che vengono qui a rubare, dall'internato però, non tutti, vengono qui a portare le prostitute, vengono qui un sacco, e qualcuno è venuto qua
e ha fatto, e di, lavora pure. E ha fatto la cultura. Ha fatto questo spazio in cui ci incontriamo, sai, e siamo bene, in festa, allora, no? Conduttore. Bravo la cooperativa Matrioska, perché non ha detto. Conduttore, vieni. Oltretutto, allora, scusate, ha portato. Questo ho detto, questo parla. Oltretutto, parla più di me. No? Poi. No, mi vado un bel posto. Poi mi taglio la lingua. Oh. Ecco. Forse. No, poi avete portato cultura in un paese con mal di cultura, non ne frega più niente. Noi non siamo bielorussi, noi. No, no, io no. Abbiamo imparato bene l'italiano, ma quasi, però non siamo bielorussi. Lui italiano, allora, complimenti ancora. Allora, conduttore, ha detto che siamo bravi. Ma chi l'ha detto? È lui. Ah, lui. No, non interrompe, se no poi dopo lui attacca. Appena sentite che c'è un attimo di silenzio, entrate tutti. No, vogliamo dire perché siamo qua. Oggi non abbiamo detto niente. È vero, tutta questa cosa. C'hai 30 secondi, eh. Questa trasmissione, in questo momento si sta facendo 10 puntate speciali che si chiamano attraverso lo svecchio Girovagando, perché stiamo facendo il progetto Girovagando, finanziato dalla Regione Lazio, perché la Regione Lazio finanzia anche dei bei progetti scritti senza tangenti, senza niente, dalla cooperativa Matrioska, che si sta girando in lungo e largo tutto il Lazio alla scoperta delle comunità, parlando con la gente, creando relazioni, creando rete. E facendo un po' di caciara come sanno fare questi già in questo studio. Quindi il nostro specchio virtuale è attraversato e adesso siamo stati a Fiamignano, a Sonnino, a Nepi, e adesso cosa facciamo vedere? A Serrone. Serrone, e adesso cosa? E adesso c'è una sorpresa, perché c'è un meteo un po' particolare, perché i nostri meteorologhi, sì, che noi abbiamo qui, quindi ascoltate bene, bravi, e loro hanno studiato sulle alte montagne, quasi ai confini con l'Abruzzo, che tempo farà. E siamo sicuri. Facciamolo adesso che la azzecchiamo stavolta. Mandiamo il meteo. Vai, mandiamolo. Meteo!